Mi chiamo Francesca Moncada e sono la fondatrice delle Dimore del Quartetto. Io ho vissuto in una dimora storica, so che cosa vuol dire abitare questi grandi spazi che piano piano diventano sempre più vuoti. Le case cominciano ad avere tanti problemi, è un'eredità molto bella, ma è complicata da gestire con le possibilità di oggi. Hanno bisogno di avere dei contenuti nuovi, di essere ripensati. Le dimore permettono un concerto di musica da camera in una camera. È una musica che è stata scritta per essere suonata in questo tipo di spazi. È molto importante riuscire anche per questi padroni di casa ad aprire le porte e condividere questo bene con altre persone. Sono Alessandro Brivio Sforza, la mia famiglia è proprietaria della villa di Belgioioso di Meratte. La villa è partita come un convento degli umiliati nel XII secolo e successivamente vari architetti l'hanno modificata, tra cui il Piermarini, il Pollack e il Balzaretti. La villa è una villa grande, molto impegnativo, e quindi vuol dire che bisogna dedicarsi molto a questa villa, sia da un punto di vista economico logicamente, ma anche da un punto di vista energetico, di voglia di creare e di mettere a posto qualcosa di molto bello. Ho aderito all'iniziativa delle Dimore del Quartetto perché da un po' di anni attraverso la fondazione abbiamo deciso di portare avanti anche quella sua vita che è stata nel secolo scorso, che è quella di musica, pittura, forme letterarie, e attraverso questa associazione abbiamo potuto riportare della musica da camera, che era tipica dell'epoca, e aprendola anche al pubblico, non solo in famiglia. Mi chiamo Tiziano Baviera e sono il primo violino del quartetto Nus. Mi sono ritrovato nella musica quando ero veramente bambino. I miei genitori hanno scelto di farmi provare il violino quando avevo 3 anni e mezzo, quindi non posso considerarla una vera e propria scelta. Mi ci sono ritrovato e ci sono rimasto. Quindi. Il bello di essere in un quartetto è il repertorio di per sé, che ogni giorno si scoprono delle meraviglie che magari hai sempre ascoltato e poi ti ritrovi lo spartito davanti e dici adesso tocca a me. Tommaso Tesini e sono il violoncellista del quartetto Nus. Ho la fortuna di avere questo strumento che alle sue spalle una lunga attività in quartetto, perché è lo strumento di Giovanni Scaglione, violoncellista del quartetto di Cremona. E quindi questo violoncello ha suonato nel quartetto di Cremona, che sono stati i nostri insegnanti per tanti anni, e per il momento ho la fortuna di suonarlo io. Ed è uno strumento capicchioni, è un liutaio romagnolo, che fece questo strumento negli anni 70. Thank you.
sono Alberto Franchin, sono il secondo violino del quartetto Nus. Cosa avrei fatto se non fossi stato un musicista? Ho sempre avuto una passione per la manualità, per la creatività e probabilmente avrei percorso una strada diversa come magari quella dell'architettura, insomma, nello studio dell'architettura, mi sarebbe piaciuto fare anche il geometra o ancora un lavoro particolarmente manuale, quello del liutaio. Mi ha sempre affascinato tantissimo il mondo della liuteria e quindi a 17-18 anni ci sono andato veramente tanto, tanto vicino. Sono Sara D'Ambroso e sono la viola del quartetto Nus. Avere un rapporto all'interno del quartetto è sicuramente una cosa abbastanza rara, ma non troppo. Ci sono diversi quartetti in cui poi si creano delle unioni. Il quartetto di per sé è un'unione a quattro, sicuramente c'è una grande intesa, una grande complicità tra i quattro elementi. Sto con una persona molto vicina a me, cioè la violista del quartetto, Sara, e siamo sposati e con lei fin dal primo giorno abbiamo creato appunto il quartetto, siamo appunto i fondatori insieme a Tiziano del quartetto Nus. È un percorso che abbiamo deciso di creare assieme fin da quando siamo approdati a Lugano, al Conservatorio della Svizzera Italiana, dove abbiamo studiato singolarmente. È molto appagante, nel senso che la vita del quartetto è totalizzante, quindi se non avessi mio marito che suona con me probabilmente non lo vedrei mai, quindi è una buona soluzione, diciamo. Essere musicisti è già uno status particolare per quanto riguarda le relazioni, perché abbiamo una vita che non è proprio, come si può dire, misurata o scandita nel calendario, insomma non abbiamo giorni festivi, non abbiamo pause, è sempre molto variabile, ecco. Quindi bisogna avere la fortuna di trovare persone che possano capire questa situazione e per fortuna esistono queste persone, quindi nel mio caso sono fortunato, ho una compagna che anche lei è musicista e quindi capisce benissimo qual è il nostro mestiere. E al di là del mestiere è la nostra passione e quindi ci si viene incontro come si può. Certamente da quando sono in quartetto ci sono stati momenti in cui ho detto chi me l'ha fatto fare, però sono stati comunque momenti sporadici e la cosa che mi ha sempre un po' stupito, la fatalità, è sempre stata che ogni volta che ho pensato ma chi me l'ha fatto fare è successo qualcosa di molto grande, cioè un incoraggiamento dall'esterno grandissimo e quindi mezz'ora dopo mi sono detta vabbè, ok, ecco chi me l'ha fatto fare, insomma. Sono cresciuto ascoltando e suonando anche altri generi e è stato molto, molto importante, devo dire, perché spesso la musica rock, il progressive rock hanno anche delle qualità ritmiche non indifferenti, ecco, c'è una struttura piuttosto complicata, ecco, in quel tipo di musica. E poi appunto l'approccio invece alla musica classica è differente, però spesso, specialmente nella musica contemporanea o del Novecento, c'è un aspetto ritmico particolarmente importante e l'aver comunque affrontato quell'altro tipo di musica in qualche modo ha giovato anche al mio studio del violino, della musica classica. Sentivo un'intervista di Mastro Rojanni qualche giorno fa in cui diceva che il bello della recitazione è che è un gioco continuo, che il gioco dei ruoli e che l'attore poi vive sempre nella costanza di giocare come un bambino, il gioco dei ruoli, una volta fai questo personaggio, una volta fai quest'altro. E la musica per me è la stessa cosa, cioè un divertirsi, un giocare
E non a caso anche Mastroianni diceva che i francesi, gli inglesi, i tedeschi recitare usano il verbo giocare e anche per suonare usano il verbo giocare. Quindi è la bellezza di questo mestiere è il fatto che è un divertirsi, un divertimento costante. Noi quattro sul palco siamo noi quattro e siamo amici, colleghi, e l'esito del successo del concerto dipende da noi. E quindi è costantemente una sfida, è un'avventura, un buttarsi, un arrivare lì e dire ecco adesso siamo sul banco di prova del lavoro che abbiamo fatto fino adesso e buttiamoci, divertiamoci e facciamoci conoscere per quello che siamo, per come suoniamo, insomma, presentarci al pubblico ogni volta coscienti del rischio ma consapevoli anche del bello che stiamo facendo. L'Italia delle dimore del quartetto è l'Italia di tutti, è veramente l'Italia di tutti, perché le dimore storiche sono un patrimonio italiano diffuso in tutto il paese, dal più profondo sud al più alto nord troviamo dimore sparpagliate in tutto il territorio e quindi rappresentano molto l'identità italiana.